penso che un solo aggettivo sia poco sufficiente. Una persona umile. Straordinario. È un vulcano di idee. E gli faccio tantissimi auguri per i suoi 80 anni. L'ammiro e lo rispetto per quello che è e quello che ha fatto. È incredibile. Molto tenace, forse volitivo. Un grand'uomo. Determinato. Io voglio augurargli tutto il bene del mondo e tanti auguri, veramente. Altri 80 di questi giorni. Penso che sia una persona eccezionale. Una persona attentissima anche ai rapporti umani. Questa sua grande umanità o ce l'hai oppure non ce l'hai. Auguri, dottor David. Personalmente non ci ho mai parlato, però a sentire è una bravissima persona. Sì. Va bene? Tanti auguri, doctor. Credo che il dottor David sia un uomo dalle doti uniche. È riuscito in tutti questi anni a creare un vero e proprio impero, diventando nel tempo la persona che noi tutti oggi conosciamo. È una persona molto saggia. In un aggettivo si potrebbe definire carismatico. E lungimirante anche. Inarrestabile. Ti rendi conto che non è proprio solo un bel vecchietto, è anche un genio. Tanti auguri, ma tanti, 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 con grande affetto. Tanti auguri, signor Dan David, da parte mia e della famiglia Masciovecchio. Hai detto un vero leader. Una persona con grande qualità. Trasmette forza e sicurezza. Ma io lo chiamo papà. Secondo me, per lui la parola impossibile non esiste. Penso che sia una persona in gamba e da ammirare. È l'unico uomo che conosco che abbia comprato una Clio oro metallizzato. Altri 100 anni così, di altri successi. Rimanga sempre così e rimanga sempre con noi. Un augurio per Dan è che continui a lavorare sempre. Buon compleanno. Devo parlare italiano o romano? Ah, pardon. E la qualità del dottore? L'intelligenza. I will take my hat off to you and wish you a very happy birthday and many, many happy returns of the day. Happy birthday, Dan David. Happy birthday to you. È sempre rimasto un uomo disponibile, semplice ed umile. E questa è una virtù che pochissime persone hanno. Beh, con questo piccolo messaggio volevo soltanto esprimere al dottor David i miei più sinceri auguri. Grazie di tutto. Auguri, dottor David! Ogni volta che si fa togliere una cabina per mettere il modello nuovo, oppure che sarà vandalizzata, ne metti una nuova e togli quella vecchia, c'è sempre una, due, tre, ma pure quattro persone che vengono là e fa: ma che la portate via la macchina? No, mettevo quella nuova, pure più bella, ho trovato. Ah, perché devo fare la foto. Sempre, uno dice, ma che se ne fa le foto? Se ne fanno le foto. Ma posso ripeterla poi? La macchina fotografica come si fa? Flash, click, una cosa del genere. Sorry, ricominciamo? Sì, ricominciamo. Da capo? Se non mi vedo, però ragazzi miei, io per me sistemo, non lo so. Raga, che se va a fare? Se questo lo vede lui, me manda sai dove? In Siberia. A portare le cabine. Non lo sapevo dove.